civili, che l'abbiamo visto con la rete civica Dario Fo, con quelle, ci sono quelli che premono per avere la sedia, perché sono 20 anni che stanno in consiglio comunale, si agganciano a qualsiasi lista civica, dove hanno però la certezza di poter arrivare, perché quelli che fanno da teste della lista poi si dimettono, come ha fatto Dario Fo, come ha fatto Monio Vadia, come hanno fatto un sacco di altre persone. Quindi non vorrei finire in questo giochino per cui quelli che effettivamente si candidano devono essere degli attivisti della lista 5 Stelle, sono tanti inutili. No, infatti ti rispondo, okay. No, te lo dico perché magari ti interessa che si possa partecipare, perché... Ma io non credo, io ho fatto per raccogliere più certificato. No, è interessante che ci sono. Su quali sono i requisiti dei candidati, sì. Quali sono gli impegni che i candidati hanno. Ci sono filtri oggettivi e filtri di patto, sì. Di impegno. Quindi alcuni sono non ti candidiamo. Altri sono dei filtri, se ti candidi devi rispettare certi impegni, quelli sono un po' più flessibili, un po' più labili, perché non essendoci vincolo di mandato a livello di legge, allora tu l'impegno non esiste l'impegno per un candidato. Esiste. Scusa se ti interrompo, però ci sono adesso le leggi. Il problema del candidato nostro, a parte il discorso sindaco, che lì ci vorrebbe una persona conosciuta, io so sempre dell'idea che se metti uno sconosciuto al sindaco di Milano non te lo vota un cane, ma comunque non fa niente, questo si può discutere. Non è un problema. Sì, è un problema minore quello del candidato sindaco, invece dei candidati al consiglio comunale, che a noi quelli che interessano di più sono i consiglieri comunali. In consiglio comunale ne abbiamo 9-10 commissioni, quello che è. Non può fare tutto un consigliere, quindi noi dobbiamo puntare a leggerne il più possibile, almeno due, perché due si dividono poi i compiti. Scusa, credo che il candidato sindaco suo passa come primo consigliere eletto comunque. Sì, perché è la testa della lista, certo. Dopo ti faccio parlare. No, perché mi sono accorta che tantissimo. Sì. Il problema è che quando ho sentito prima che si fa eleggere e poi stabilisce con i cittadini il programma, questa è una cosa impossibile. Cioè chi va su deve puntare su determinate commissioni che sono quelle che interessano più noi, che sono l'ecologia, non so, l'educazione, le pari opportunità, l'urbanistica perché riguarda, è strettamente collegato con l'ecologia per il piano del territorio. Insomma, la persona che andrà su non può pensare di fare tutto, deve comunque stringere e dire io entro. Quella logica lì era dei candidati che non entrano e poi fanno il lavoro di supporto a quello eletto, e la logica è quella. Sì, però tenete conto che poi dopo le elezioni vengono fuori i casini, perché se neanche ne riusciamo a eleggere uno, devi fare questo, devi fare quell'altra, queste cose vanno secondo me stabilite prima, sono cose molto molto il pratiche. Il consigliere deve fare tutte le commissioni perché lui ha diritto non di voto, tutto. Le fa perché lui ha diritto di voto, il cittadino che lo supporta non ha diritto di voto. Non ce la fai, tantissime lo so. Sì, no, però no, dobbiamo fare una scelta. Lo so, però deve essere presente. Però queste questioni pratiche sono quelle che poi all'ultimo momento ci sono. Abbiamo fatto un gruppo apposta che sta discutendo solo di questo, proprio perché tutti insomma abbiamo questa preoccupazione. Sì, anche se perché penso che comunque si sta andando talmente male, specialmente dopo l'ultima finanziaria, giustamente alla finanziaria a cui hanno tagliato tantissimo al comune, ci sono delle ripercussioni sul territorio grosse. Noi per esempio abbiamo dovuto licenziare gli educatori perché non avevamo i finanziamenti per i bambini a scuola, quindi hai delle ripercussioni sulle ASL, sulle persone anziane che non possono più fare la fisioterapia, su quelle. Quindi è in caduta libera. Ok? Più che altro delle domande a Bruno. Tornando un po' alla memoria storica di quello che è successo. Allora scusa, ma posso interrompere un attimo? Allora, noi abbiamo la sala finale 6:30. Io direi di fare l'ultimo giro adesso. E poi decidiamo sui tempi. Esatto. Quindi basta. Ma di questo che stavi dicendo, esiste questo gruppo? Te lo mando. Sì, c'è un gruppo che stai scrivendo su questo, ti mando poi tutto. Secondo me Claudio e tu siete le persone più adatte perché conoscete un po' di più quali sono i meccanismi.
discussione di questo gruppo qua che sta discutendo, sta mettendo giù una serie di requisiti, di impegni, eccetera. Ok, quindi ultima chiamata, chi non si iscrive non parla più. Però la Mauro, Eugenio, Emilio, poi... Basta. E Bruno eventualmente per rispondere. Cioè, a livello di memoria storica, mi pare di ricordare che quando è partito il discorso del Movimento 5 Stelle, Grillo, la Lombardia, non l'aveva cagata, ma anche il striscio sostanzialmente, quindi non è che avesse una grande fiducia. Quando alla fine è partito comunque per volontà dei lombardi, tra virgolette, la cosa, a livello di staff quantomeno era rimasto piuttosto freddino perché il candidato non aveva visibilità. Dico bene? All'inizio, ma poi era sì. Tutto, è stato bravo. Sì, sì, infatti, però poi ha dimostrato anche col suo impegno, ma loro all'inizio partono sempre così. Per cui... Tanto è vero che alla presentazione delle regionali c'era di Celentano, perché loro hanno sempre in mente di portare un personaggio mediale. Beh, c'è una strategia di comunicazione. Sì, sì, loro ragionano esclusivamente in quei termini, in un certo senso non c'entra niente con noi, però la realtà è questa, bisogna confrontarsi. Non c'è è probabile che ci troveremo davanti a una situazione, cioè a una predisposizione mentale di loro avere una prova. Ascolta, bisogna sulla base di quello che è successo in Lombardia non lo faccio. Quello secondo me però è difficile, cioè da quello che mi è giunto nel senso da non ufficiale, vabbè, che comunque lo staff non può, lo staff è grillo, perché comunque qualsiasi personaggio famoso arriva un po' entrare anche dentro, credo che meglio in un certo senso. Sì, certo meglio. Dico che noi abbiamo stesso ucciso, avremmo presumibilmente da confrontarci con un personaggio come Giulio Cavallo, come candidato sindaco per il DD, eccetera. Quindi, ma non credo che Giulio Cavallo ormai è nelle TV. Ma lo diceva, no, dico, dovremmo confrontarci come nemico, come se fa un candidato intendente, non so se così c'era Giulio. Però mi sembra sento solo che di fuori al centro sinistra. Non so, non ti puoi sopravvivere, non penso che in un posto così tanto Giulio potrebbe vincere e non vogliono Giulio di certo tanto sindaco di migliorare. Anche io potrei pensare a quello che non c'è, o a dire mister nessuno e lo facciamo diventare qualcuno, ma comunque sempre qualcuno deve diventare, cioè o come è diventato mito, o perché troviamo qualcosa più o meno presentabile. Dovrà essere un personaggio, un candidato che abbia più o meno le risorse che ha avuto Vito, quantomeno come tempo e disponibilità da andare in giro. Nel senso, riallacciando le discostine, quello che serve come risorse. Con cane. Basta. Eugenio? Sì, vabbè, che sente questo discorso qua, cioè solo che ha detto uno, perché io non avendo vissuto le regionali, sono arrivato dopo, quindi non so esattamente diciamo, i riferimenti che faceva lui, però il dubbio è molto semplice, no? E magari se dice una cosa di questo molto note, e lo dice semplicemente che teoricamente uno va a leggersi il blog, do il simbolo, la certificazione, con una lista di candidati, cioè io che vado a leggere non so nulla, dico vabbè, io mi presento con una lista di candidati, ciascuno con certificato penale, quello che sapete meglio di me, per cui credo che tu le dia una cosa precedente, cioè questo approccio allo staff dovrebbe essere preventivo, vista l'importanza di Milano. Detto in altri termini, se fossimo qui a discutere della lista civica di per non offendere nessuno, che ne so, di Sondrio, forse è più importante, guarda, ci siamo capiti lì, basta piantarsi, ecco, tu dici, per capire esatto. È solo una cosa preventiva, noi abbiamo già delle idee, abbiamo già un progetto, una bozza di progetto, per essere civica Milano, però dovremo poi lavorare. Con queste caratteristiche. Ma poi, però poi, perché i tempi ci siamo già detti, no? Lo schemino al massimo dicembre più o meno dovrebbero essere candidati, perché poi bisogna cogliere, ok. Però c'è questo punto di sintetismo fondamentale in cui il lancio lo prendo.